Salve a tutti. Il gioco che vi mostro oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Star Explorers. Ho trovato questo titolo indie a poco più di un euro durante gli scorsi saldi di Steam e col tempo mi ci sono innamorato, quindi ho deciso di farne una recensione. Cos'è Star Explorers? Beh, è un dungeon crawler ambientato in una galassia generata proceduralmente. Voi infatti appartenete ai superstiti di un disastro che ha distrutto la Terra. Il tuo obiettivo sarà ovviamente trovare per te e per il resto della tua specie una nuova casa, ma per farlo dovrai esplorare i pianeti di numerose stelle per conto della tua nave madre ed in questi trovare carburante, munizioni, potenziamenti e tutto quanto ti sarà necessario per sopravvivere e scoprire i segreti di questo universo. Tutte queste cose di solito saranno rinvenibili nei forzieri sparsi per le caverne dei vari pianeti oppure dai commercianti, sia alieni sia dentro la nave madre. Oltre a questo aspetto tipico dei dungeon crawler, Star Explorers, come già detto, genera i pianeti proceduralmente. E per genera i pianeti proceduralmente, intendo proprio che li genera da zero creando animali, piante e paesaggi sempre diversi. In questo titolo quindi il genere esplorativo di titoli come Noctis o Space Engine è fuso con un altro genere perfetto per invogliare la gente ad esplorare. In qualche modo quindi rappresenta, almeno secondo me, quello che avrebbe dovuto fare sin dall'inizio No Man's Sky per soddisfare l'utenza. La grafica datata, che a molti non piacerà ma che io ho trovato gradevole, è dovuta al fatto che questo titolo utilizza un motore di gioco molto vecchio. Questo perché lo sviluppo di questo gioco, fatto da una sola persona, è iniziato una decina di anni fa. Lo sviluppatore in un'intervista ha detto che pensava di essere il primo a fare una cosa simile, dato che non conosceva Noctis. Inoltre dopo l'annuncio di uscita di No Man's Sky aveva pensato di mollare tutto, credendo di non poter competere con Sony. Quando vide però che il lancio del titolo di Hello Games fu un flop e decise comunque di continuare lo sviluppo, scommettendo sul genere ibrido esplorazione più dungeon crawler che aveva creato per il gioco. La musica di Star Explorers, diversa per ogni pianeta e che state sentendo, è anch'essa generata proceduralmente da una macchina, ma al contrario di quella di No Man's Sky, non si basa su pezzi suonati da una band. Questa è proprio generata da un computer. Lo sviluppatore ha creato un altro programma disponibile su Steam, chiamato Anomalies, che di fatto riunisce il sistema di generazione procedurale della musica di questo gioco con un sistema per la creazione di solidi 3D, dalla cui struttura dipende il brano sintetizzato. Anche in questo caso questo dev ha creato qualcosa di radicalmente nuovo in questo campo. Probabilmente dedicherò uno dei prossimi random gameplay a questo programma, in cui approfondirò anche il tema della musica procedurale, che non ho ancora ben affrontato in questa rubrica. Un'altra importante differenza con No Man's Sky è che qui non solo esiste il movimento dei pianeti, ma la generazione di questi è anche caratterizzata da diversi fattori, primo fra tutti la loro temperatura superficiale. Infatti i pianeti più vicini alla loro stella o che orbitano attorno a stelle più grandi saranno più caldi di quelli che orbitano lontano da stelle piccole oppure attorno a corpi celesti come le magnetar che non emettono luce. Un'altra caratteristica importante dei pianeti è la loro componente liquida. I liquidi in questo gioco in grado di supportare la vita sono 5. Oltre all'acqua infatti potremmo trovare pianeti con mari di metano, di acido solforico, di ammoniaca o di mercurio. Queste sostanze hanno ovviamente temperature di solidificazione e di ebollizione differenti, che potete vedere ora a schermo. La cosiddetta zona abitabile di questi mondi quindi varia in funzione del liquido che è presente sul pianeta. In astronomia la zona abitabile è quella porzione del sistema planetario ad una distanza tale da permettere all'acqua di rimanere liquida sulla superficie. Quindi né troppo vicina né troppo lontana dalla stella. Dato che in questo gioco ci sono 5 tipi diversi di liquido, la zona abitabile cambierà di posizione a seconda del liquido coinvolto. Inoltre i pianeti a base di metano possono ospitare vita anche se questo si trova sul pianeta allo stato gassoso, che in questo gioco è definito erroneamente vapore. L'unico liquido in grado di non ospitare la vita è la lava, che ove è presente è sempre liquida. I pianeti con la lava inoltre spesso hanno temperature superficiali elevate indipendentemente da dove si trovano ed hanno come atmosfera sempre i vapori vulcanici.
L'atmosfera di un pianeta è respirabile solo se è a base di ossigeno, ed in tali rari casi non verrà consumato l'ossigeno della tuta. Da notare comunque che l'atmosfera terrestre in realtà contiene per lo più azoto. Le temperature in questo gioco sono espresse in gradi Kelvin e non in gradi centigradi. La differenza tra le due scale è molto semplice. I gradi centigradi hanno lo 0 settato nel punto di solidificazione dell'acqua ed il 100 nel punto di ebollizione. I gradi Kelvin invece hanno lo 0 nel punto ideale in cui le particelle di un materiale sono talmente fredde da essere ferme. Tale temperatura è irraggiungibile in realtà ed è chiamata zero assoluto. Lo zero assoluto si trova a meno 273 gradi centigradi, per cui l'acqua diventa liquida a 273 gradi Kelvin e bolle a 373. La scala Kelvin è comoda in fisica, in quanto permette di evitare di usare i numeri negativi. Inizierete la partita dentro la vostra navicella, il cui interno è stato mostrato pochi secondi fa. In questa troverete alla destra dell'entrata un magazzino per tenere gli oggetti raccolti e di fronte il computer di comando, accessibile premendo il tasto E. Da qui potrete salvare la partita, cosa che comunque viene fatta ad ogni atterraggio, o pilotare la nave. Ci sono due modalità di pilotaggio, che potrete scambiare premendo la barra spaziatrice. In entrambi i casi ci si può muovere con i comandi W, A, S e D, ma mentre nella prima potrete usare il mouse per inclinare la nave o muoverla verso l'alto e verso il basso, nella seconda il mouse si usa per selezionare pianeti e stelle verso cui dirigersi. In quest'ultima modalità, premendo il tasto sinistro del mouse si seleziona il corpo celeste di interesse, mentre col tasto destro è possibile attivare l'iperguida verso altre stelle, muoversi verso i pianeti con il pilota automatico, scannerizzare i pianeti o gettare un faro su di essi. I pianeti scannerizzati sono aggiunti alla vostra mappa stellare e da questa potrete attivare l'iperguida per raggiungerli rapidamente. Il faro invece serve per segnalare alla nave madre determinati pianeti trovati nell'ambito di missioni assegnate da questa. La mappa stellare è anche commentabile dal giocatore con stringhe di testo e può essere sovrapposta allo schermo di comando premendo il tasto O. È bene acquistare dalla nave madre il prima possibile il potenziamento di questa mappa, che consente di evidenziare in modo più chiaro le stelle già visitate con un cerchio blu e quelle di uno stesso settore non ancora esplorate con uno rosso. Il cerchio giallo indicherà in modo chiaro invece la nave madre. È bene utilizzare il pilota automatico durante il volo nei sistemi stellari per evitare di sbattere contro eventuali ostacoli. Per entrare in orbita di un corpo celeste, e quindi atterrarci, l'unico modo è selezionare l'apposita opzione col mouse. Per uscire dall'orbita è sufficiente fare retromarcia. Quando il mouse non è attivo per selezionare corpi celesti, è possibile inoltre usare il tasto sinistro per sparare con i cannoni dell'astronave, cosa utile per recuperare loot dagli asteroidi, che finirà nel magazzino della nave, o per abbattere eventuali UFO ostili. Gli UFO abbattuti sono poi esplorabili ed anch'essi generati proceduralmente. La nave madre, oltre a fornire missioni per il proseguimento della trama del gioco, ha dei mercanti in grado di acquistare i tuoi oggetti, così come vendere risorse, potenziamenti o ricette per il crafting. Inoltre spesso richiede particolari oggetti che, se consegnati, paga profumatamente. Io sto giocando questa partita in modalità pacifica, cioè senza nemici e con immunità totale all'ambiente, per mostrarvi velocemente ed al meglio l'aspetto del gioco, ma ho già completato il titolo in modalità sopravvivenza. Sebbene molti dicono che questo gioco sia difficile, in realtà non è così. Bastano infatti pochi consigli per riuscire a completarlo. Per prima cosa è bene all'inizio della modalità sopravvivenza non avventurarsi in stelle troppo distanti dalla nave madre, per evitare di rimanere bloccati senza carburante in giro per la galassia. Il carburante è dato dai cristalli di Acnexium ed è sempre venduto dalla nave madre. Raramente si può anche trovare nelle caverne di alcuni pianeti. Fare scorte di carburante è la prima cosa da fare per iniziare bene questo titolo, magari vendendo il loot preso dai pianeti. La seconda cosa da fare è comprare il potenziamento della mappa stellare già citato e quindi iniziare a pensare di potenziare la propria tuta. I potenziamenti della tuta consentono di
riflettere i colpi nemici, resistere alle radiazioni, al caldo, al freddo e resistere ai liquidi tossici. La protezione antiacida protegge dall'acido solforico, quella antibase dall'ammoniaca e poi c'è quella antimercurio. Queste protezioni sono indispensabili per immergersi nei mari di questi pianeti e soprattutto per atterrare in quelli dove questi liquidi sono allo stato gassoso o di vapore. Nel caso il liquido sia presente sotto forma di vapore, infatti questo danneggerà sempre e comunque la tuta del giocatore. Lo stesso avviene se si atterra in posti con temperature troppo alte o troppo basse o se si sta a lungo in luoghi radioattivi. Questi upgrade possono essere trovati in giro, comprati o craftati. Craftare un upgrade che non sia per il freddo richiede però un loot rarissimo, le scaglie aliene, ottenibile solo ammazzando gli animali del gioco. Quindi questa strada è attualmente molto difficile da percorrere. La resistenza al freddo è l'unico upgrade ottenibile senza queste scaglie e consente di atterrare sul maggior numero di pianeti, in quanto rende disponibili sia tutti quelli che orbitano attorno a stelle fredde, sia quelli con liquidi tossici, che solidificando a bassissime temperature non danno più noia. Eccovi una partita in modalità sopravvivenza. I pianeti migliori da visitare all'inizio della partita sono quindi quelli con temperature miti, che giacciono nella zona abitabile attorno a stelle standard, simili al Sole, o a giganti rosse. Una volta atterrati su questi pianeti, meglio se privi di liquidi tossici, in quanto attualmente il loot non differisce fra un pianeta brutto come questo o un pianeta pieno di vita e pericoli. È bene iniziare a cercare gli ingressi delle caverne sulla mappa. Le caverne contengono infatti il loot che si può poi rivendere alla nave madre per fare soldi, così come munizioni, nuove armi, ricette di crafting e risorse. I pianeti in questo gioco non sono grandi e possono essere girati tutti in pochi minuti, tuttavia è bene non perdersi nelle caverne, con il rischio di rimanere senza ossigeno. La barra di ossigeno può essere ricaricata avvicinandosi all'ingresso dell'astronave, così come usando le bombole di aria, trovabili nei forzieri o craftabili. Anche la salute si può curare coi kit o rigenerarsi col tempo, mentre lo stato della tuta e della nave possono essere ripristinati solo con appositi kit. Le caverne già esplorate nella mappa sono evidenziate con segnalini blu, quelle inesplorate con segnalini rossi. La capsula di atterraggio è invece segnata in giallo. Utilizzando la pistola è già possibile rompere le ragnatele che sbarrano alcune gallerie, mentre per rompere le stalattiti è necessario un lanciarazzi. La stessa arma può essere utilizzata anche per ottenere materiali dalle rocce in superficie. Il Dev ha in piano di creare una trivella in futuro per facilitare queste meccaniche, in quanto ora in superficie c'è poco da fare, se non trovare le caverne o rari forzieri. Le caverne sommerse nei pianeti con mari saranno allagate, quindi è bene essere muniti di adeguate protezioni prima di esplorarle. Questo gioco, sviluppato da una sola persona, oltre ai pregi di cui abbiamo già parlato, ha però anche dei difetti. Oltre alla grafica retro, che non a tutti piace, ed al bilanciamento un po' da rivedere, sono infatti presenti purtroppo alcuni bug e crash, che si rivelano più spesso utilizzando versioni moderne di Windows, specie Windows 10. A detta dello sviluppatore è possibile ridurre questi problemi disattivando il sistema di permessi abbinato ai programmi, che tanto a mio parere è inutile. E controllando che il gioco non sia installato in cartelle protette dal sistema operativo. Prima di comprare il titolo inoltre il Dev consiglia di provare la demo gratuita di Anomalies, che utilizza lo stesso motore di gioco ed quindi affetta dagli stessi problemi. In ogni caso, a mio parere, questo Dev è una persona davvero geniale, che, nonostante il vecchio motore di gioco che utilizza e la sua inesperienza, sta creando comunque dei piccoli capolavori a basso costo. Motivo per cui credo che continuerò a seguirlo. Altro difetto del gioco è che non dispone di una localizzazione in italiano. Non è inoltre disponibile per Mac o Linux. Per finire cito un'altra cosa che mi è piaciuta di questo Dev e che ha in comune con molti sviluppatori indie. L'ascolto della community. Sono stato infatti molto contento quando, ascoltandomi, ha inserito la possibilità di nascondere loot del gioco premendo F11, permettendomi di farne dei bei screenshot premendo F12 durante il cambio arma.
Ho visto inoltre che ha risposto a praticamente tutti i recensori che si sono occupati di questo titolo e mi sta ascoltando anche per quanto riguarda il bilanciamento. Purtroppo a causa di un problema con OBS Studio non riesco a fare riprese in HD, ma potrebbe essere un'idea interessante utilizzare questo titolo per fare delle cinematic come quelle che ho già fatto per No Man's Sky. Ditemi cosa ve ne pare di quest'idea nei commenti. Forse mi sono poi dimenticato di dire che la galassia di gioco in questo titolo differisce in ogni partita, al contrario di No Man's Sky. L'unico vero peccato di questa feature è che non è possibile impostare un seme per generare di nuovo una galassia già giocata. Finisco il video con una bella critica a Steam. Qui vedete ora le recensioni che Steam col suo nuovo sistema mostra quando sono attivati i nuovi, tra virgolette, filtri intelligenti. Questo è invece quello che si vede cancellando i filtri, fra virgolette, per le lingue. Ma porca troia! Per quale cavolo di motivo il gioco è valutato in un certo modo, con ben 33 recensioni, e nessuna di queste viene di norma mostrata al pubblico? Steam, non mi piace la strada che stai prendendo. Anche tu, come gli altri big della rete, hai avuto la brillante idea di utilizzare le intelligenze artificiali per gestire il tuo negozio. Se questi sono i risultati, secondo me è bene tornare al vecchio sistema, o molti sviluppatori piccoli ci lasceranno le penne. A rimetterci inoltre saranno anche gli utenti, che vedranno molte meno opinioni nel negozio. Ma forse, pensando male, è questo che vuoi, vero? Dopo questa incazzatura, e dopo avervi mostrato il prezzo di questo titolo, che io ho preso con i saldi ad 1 euro, vi do il solito arrivederci alla prossima.